Allora, per chi mi conosce, vedete che sono dimagrito una ventina di chili. Io sono stato dimesso all'ospedale e vi spiegherò com'è successo. Il giorno 3 di gennaio, completamente infermo. E la mia storia è una cosa da fantascienza. Mi ha aiutato a mettermi in sesto Veronica, che è una massaggiatrice super raffinata, e la ringrazio con una decina di giorni di applicazioni di massaggio connettivale. Lei mi ha sbrogliato tutte le fasce muscolari, i nervi, eccetera. Io non ero capace neanche di parlare. Mi davano da mangiare in bocca, non riuscivo a muovere le mani, nei piedi, niente, insomma. Sostanzialmente in 3 settimane io sono in piedi. Da una settimana al lavoro ricevo clienti e ho cominciato a camminare. Quando mi hanno dimesso, mi hanno detto: tu sei vivo per miracolo, ossia non mi hanno ammazzato perché io sono più forte di loro, perché l'intenzione dell'ospedale era farmi la pelle, ve lo assicuro con tutta sincerità. Allora, cosa è successo? Chi conosce le 5 leggi biologiche della natura sa della seconda legge, della legge bifasica. Chi è che la conosce di voi? Chi ha fatto i corsi lo conosce? Perché nei corsi c'è la seconda legge bifasica della natura, che fa parte della nuova medicina germanica, parla del processo di conflittuale, dove tu sei in una fase dove stai covando una malattia. E parla della recessione di questa malattia qua, ossia quando hai risolto il conflitto, vai in quello che si chiama post-conflittolisi, ossia vai in vagotonia. Vagotonia significa a riposo, fermo, aspettando che il corpo riprenda le sue funzioni. Cos'è successo? Io a metà ottobre sono stato in Albania con Veronica e con Giada, dove ero già finito dal punto di vista fisico. Per un'esercitazione siamo andati in montagna, abbiamo fatto una cosa folle per me perché io non avevo più risorse fisiche. Comunque era per la rieducazione della vista di Giada. Abbiamo fatto un 4 ore. Cosa c'è? Scusami, di Veronica. Un po' come le mamme che Sai, scambiano i nomi sono delle figlie. incazzato con te, Veronica, perché mi hai fatto ritardare di tanti. Sostanzialmente, cosa è successo? Io avevo risolto il mio conflitto ed ero in vagotonia, quindi dovevo stare fermo contro quello che dice la seconda legge biologica. Io ho forzato il mio fisico e sono andato a fare uno sforzo che non potevo fare. Sceso dalla montagna ho avuto subito la febbre. La febbre, e noi eravamo in macchina, siamo tornati dall'Albania in macchina, con la macchina rotta, che avevi i miei stessi sintomi. Ricordatevi che la macchina è un'estensione del corpo. La macchina ha spaccato la turbina. Siccome la turbina è quella che dà l'energia per gli spunti per andare più veloce, io ho avuto una rottura alla mia turbina, che è il mio sistema fisico. Io l'ho trascurato. Cosa succede? Quando il corpo interviene per limitare la tua operosità fisica, significa che è stanco di mandarti segnali. Quando il corpo è stanco di mandarti segnali, ti paralizza. Non so se conoscete queste cose, comunque ve lo dico perché nei corsi se ne parla. È successo che il 16 di novembre a casa mia eravamo appena rientrati dall'Albania, io ero in piena crisi epiletoide. Allora, la crisi epiletoide, per quello che riguarda la zona prefrontale dell'ectoderma, quindi l'ectoderma, quindi
le meningi, è molto violenta, però dura pochissimo tempo, dura un'ora, due ore. Quindi io sono svenuto e qui ho cominciato a vaneggiare. Anche che poi non so chi c'era qua con lei, ha chiamato il pronto intervento. Allora il pronto intervento mi doveva dare un po' di ossigeno e mettermi a letto. Ma in questo momento qua, il personale della sanità ha bisogno di ammalati. Mi hanno sequestrato e io non ho mai saputo niente. Mi hanno sequestrato e mi hanno portato all'ospedale. All'ospedale mi hanno messo in... come si chiama? Mi hanno intubato, mi hanno messo in terapia intensiva e io mi sono svegliato il 23 di dicembre in un ospedale dove non sapevo che cazzo ci facevo lì, scusate la parolaccia. E drogato, io passavo da un'allucinazione a un'altra, non sapevo che cosa facevo lì e che come ci sono finito. Non potevo parlare, quindi... un tubo, il catetere, un tubo in bocca, uno nel naso, la faccia deformata. Io mi vedevo due menti, non so perché cioè io avevo le visioni. Beh, appena ho potuto parlare con filo di voce, ho chiamato il capo del dipartimento, che era una dottoressa. E io gli ho detto, ma che cazzo ci faccio qua? Dice, sei ricoverato nel reparto COVID. Nel reparto COVID io non ce l'ho il COVID. Come non hai il COVID? Sì, io non ce l'ho il COVID. Non c'è nemmeno il COVID. Come non esiste il COVID? Qua sono tutti malati di COVID. No, dico, questi qua sono tutti malati. A voi interessa che siano malati di COVID. Quindi, dico, io voglio andare a casa. Lei si è messa a ridere. Ha detto, tu non puoi andare a casa. Cosa? Dico, non posso andare a casa. Voi, dico, mi mandate a casa, sennò io vi porto in tribunale. E questo era il 23 dicembre. È successo che il mio vicino di letto è morto quella notte. No, quella sera era ancora sera e io ho preso paura, dico non mi posso ribellare a questi perché non mi posso muovere, non posso andarmene via con le mie gambe, devo fare qualcosa perché mi mandino via. E allora ho taciuto. La mattina dopo ho cominciato a rinunciare alle cure, dico voi non mi toccate più, perché mi facevano non so quante iniezioni, non so di che cosa. E allora dico, io voglio andare a casa. Allora, la vice di questo caporeparto mi dice, guarda che tu non puoi andare a casa. Come non posso andare a casa? A casa sono mica prigioniero. In realtà tu sei prigioniero in ospedale, sei sequestrato e di te fanno quello che vogliono loro. Loro ti tengono in vita perché prendono un contributo altissimo, io non so, parlano di 2.000 euro al giorno, e quando vedono che tu non puoi più avere questo contributo, ti fanno morire. Guarda che il 60-70% delle persone, anche di più, non esce più dall'ospedale. Io ho capito questa situazione e mi sono messo calmo. Ho detto, voi non mi toccate più. Allora gli infermieri venivano con le iniezioni in mano per misurarmi la pressione. Dico, non me la misuri, ma ti devo misurare la glicemia. Perché? Perché tu sei ammalato di diabete. Dico, ma chi te l'ha detto, imbecille? Dice, ti stiamo curando dal diabete, dall'ipertensione e per la dipendenza da droghe. Io dico dipendenza da droghe, io no, sono astemio, non so neanche cosa siano le droghe, io non ho il diabete, non sono iperteso, che cazzo mi state facendo? Ma qui c'è scritto su i documenti del tuo ricovero, dico, possono essere quelli che volete, e questi documenti, io sono un dottore, gestisco un programma di guarigione, dove i medici e i farmaci sono proibiti. Volete capirlo questo sì o no? Hanno voluto sapere il nome del programma, sono andati a vederli e si sono un po' calmati. Dopo 10 giorni mi hanno mandato a casa. Questa è la storia. Quindi sono venuto a casa, mi considero miracolato, perché da là pensavo che non sarei più uscito. Questo è quello che succede adesso negli ospedali. Ecco, questo ve lo volevo dire. Adesso sto bene, molto bene. Grazie anche a Veronica, mia moglie. E io ho già cominciato a lavorare. Io ricevo già gente da una settimana. Ogni giorno ho le mie consulenze in presenza, qui a casa mia. Veronica ha insediato qua
una stanza dove fa i suoi massaggi e siamo in piena collaborazione anche con Giada, che stanno organizzando riunioni in tutta Alta Italia perché questo discorso è scoppiato. Adesso la gente da qualche mese si vuole informare di questa storia qua, che non è medicina alternativa. Questo è solo un sistema educazionale per arrivare alla coscienza. La nostra filosofia è quella dello Zen e del buddismo tibetano. Noi andiamo avanti con i principi di Buddha. Quindi non sono cose nuove, ci hanno tenuto nascosto. Qual è il principio? Il principio è quello che insegniamo anche nei corsi, che la guarigione è una, non ci sono guarigioni. E la guarigione comincia quando smetti le cure. La cura non porta alla guarigione, la cura porta alla cronicità. E uno che si cura arriva a morire facendo una vita priva di qualità. Quindi la guarigione comincia quando smetti le cure. La prima cosa che ho fatto io arrivando a casa docile, infermo, è stato levarmi l'ossigeno, il catetere e buttare via tutte le medicine. In 15 giorni, compresi i primi tre di riposo, io sono così. Mi vedete come sono. E sono in grado anche di mettermi in piedi. Vediamo se ci riesco. No, non ve lo faccio vedere. Va bene. No, perché oggi ho camminato tutto il giorno. Ho fatto anche le scale oggi, quindi ho fatto le scale. Sono andato giù con le mie gambe, sai già. Sono andato giù con le mie gambe. Ti ho visto nel ritorno, ero in videochiamata. Ecco, quindi... Ah, l'hai visto? Quindi, non so, chi è preoccupato per me deve smetterlo di farlo. Io non posso ammalarmi. Io, avendo avuto la mia esperienza, so che io muoio se voglio. Tutti, La morte, come la malattia, è una scelta. Quindi se hai un progetto di vita, vivi e stai bene. Se hai un progetto di morte, muori. Ciao, pace all'anima. Quindi io vi voglio tranquillizzare di questo fatto. A chi gli interessa, sono qua. La mia esperienza è quella lì. Adesso avete la vostra riunione. Non so chi è che la deve tenere, chi è che parlerà. E quindi vi saluto e vi ringrazio di essere qua. Ciao. Grazie Gianni. Grazie. Allora, il tema di questa sera è la decisione. Quindi, come detto, ogni mercoledì approfondiamo un tema diverso, che questa sera è la decisione, e tutti gli argomenti vengono proposti ed elaborati generalmente sulla base di dispense e scritte dal dottor Giovanni Conati, che fanno parte del suo programma di coaching di autoguarigione. Iniziamo. Allora, la decisione. L'uomo crede di volere la libertà, in realtà ne ha una grande paura, perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni. Delle decisioni comportano rischi. Erich Fromm. La decisione più difficile da prendere, quella che terrorizza, è quella di cominciare a cercare le risposte dentro di sé. Perché siamo formati a credere tutto al nostro esterno, a cercare tutto al nostro esterno. Credere è comodo, ma ci rende incoscienti e pericolosi per noi stessi e per gli altri. In alcune dispense si fa cenno al fatto determinante dell'importanza del proposito, ossia dell'intenzione. Se sono presenti credenze e dogmi che limitano la coscienza, la mente non può formulare propositi e rimane chiusa in circoli viziosi che ripetono pensieri ed esperienze di vita. Prendere una decisione significa rivolgersi a scegliere una strada piuttosto che un'altra. La parola deriva dal latino decidere, che significa determinare, risolvere. Quando si prende una decisione, in un certo senso, si intraprende un corso d'azione
che determina qualcosa, escludendo quindi tutto il resto. Nell'arco della nostra vita prendiamo decisioni continuamente. Decidiamo cosa indossare, cosa mangiare, come spendere i nostri soldi, chi votare, quale film andare a vedere. Un giudice del tribunale prende una decisione in un processo, così come un arbitro decide se espellere o meno un giocatore scorretto. Adesso sta a te prendere una decisione, di leggere con attenzione ed ascoltare con attenzione questa dispensa. Le credenze cancellano gli istinti e spengono le intuizioni. La coscienza consente di prendere decisioni coerenti e di uscire dalla prigione della ripetitività. Le abitudini danno una sicurezza falsa. Non possono sostenere l'edificio della persona che si eleva. L'abitudine è sostenuta dalle credenze. Vive nel passato, ancorata al passato, in una situazione imperniata dall'irresponsabilità. La crescita implica la capacità di prendere delle decisioni responsabili e di vivere nel presente, di vivere adesso. Se non sei capace di prendere decisioni per te stesso, gli altri le prenderanno per te e vivrai una vita in catene. Rinuncia a vivere. Il proposito convoglia in una forte corrente di cambiamento che ti porta verso un luogo mai neppure sognato al momento di decidere. Il proposito ti dà potere. Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco, con una certa dose di follia che ti conduce a compiere il passo al di là dei limiti che tu stesso hai fissato. Tu sai dove sei e ciò che sei a causa di te stesso. Tutto ciò che sei oggi o che sarai in futuro dipende da te. La tua vita attuale è la somma totale delle tue scelte, decisioni e azioni fatte fino a questo momento. Puoi plasmare il tuo futuro modificando i tuoi comportamenti. Puoi fare scelte nuove e prendere decisioni che siano più coerenti con la persona che vuoi essere e con le cose che vuoi realizzare nella tua vita. La vita sarà sempre piena di decisioni dure da prendere, ma ogni volta che si chiude una porta, un'altra si apre. Il tuo proposito ha il valore che gli dai tu. Se non dai un grande valore al tuo proposito, non puoi prendere una decisione. Le decisioni moltiplicano le energie. Sei in un viaggio del quale non sai la destinazione, ma il viaggio conta più della destinazione. La sofferenza più grande che si può patire è l'incapacità di prendere decisioni. Le vere decisioni si misurano con l'intraprendere nuove azioni. Se non agisci, non hai veramente deciso. Tutte le decisioni definitive sono prese in uno stato d'animo che non è destinato a durare. Decidi ogni giorno di essere di buon umore. È molto facile confondere un impulso che viene da fuori con un impulso interiore. La maggior parte delle persone ha solo poche informazioni, insufficienti a sostenere una decisione coerente. È necessario cercare nel profondo interiore la giustificazione per agire. I fatti e la situazione percepita è un errore, possono non essere sufficienti. La decisione ha bisogno di un momento di quiete e spesso si deve fare affidamento all'intuizione sul proprio doppio. L'intuizione è un messaggio del futuro e va oltre la razionalità viziata dal passato e dall'ego.
L'ego rappresenta quello che noi chiamiamo il nostro essere reale, ma questa essenza non è in grado di prendere delle decisioni coerenti, perché non è la vera essenza. Per l'uomo non è possibile non scegliere. Non scegliere è già una decisione. L'uomo è condannato a decidere e commettere errori di decisioni, dominato dal senso del vuoto, ossia la mancanza di proposito. In ogni circostanza ci sono momenti in cui non siamo presenti a ciò che accade. Tutto succede. L'uomo crede di poter fare. Gurdjieff. Il libero arbitrio è un'idea teorica falsa. L'essere umano vive in uno stato di sonno costante, dominato dallo stimolo e dalla risposta, come reazione al mondo esterno. Ti accorgi che vivi solo quando le tue decisioni ti fanno diventare te stesso, quando sei cosciente della tua coerenza. Questo succede solo quando hai annullato l'ego. Non sei, non sai, sei vuoto. Quando sei l'istante che vivi. Fare buone scelte è una scienza che permette di fare buone scelte, buone cose. Le decisioni devono essere illuminate dalla consapevolezza. L'uomo possiede diversi livelli di consapevolezza. Nella decisione è necessario considerare il rapporto tra decisione e concretezza esterna. Il movimento decisionale viene dal nostro interno e si concretizza in un fenomeno esterno. Una decisione si rende visibile, osservabile e si manifesta nel mondo materiale. Se una decisione non ha effetti osservabili da altri, è solo un'idea. La decisione produce un effetto manifesto concreto, non interiore. Produce un impatto o è solo un'idea? Le decisioni producono un cambiamento nell'ambiente esterno, ma vengono dal mondo interiore, in un sistema di interazioni. Sono collegate ad un sistema infinito di elementi di cui solo pochi legati alla biografia personale rappresentano la decisione. La decisione è correlata con la biografia personale. Gli esseri umani non riescono a sperimentare fenomeni puri e semplici, ma mettono i fenomeni in rapporto ai significati soggettivi che gli attribuiscono. La fonte della decisione è nel mondo interiore. È un fenomeno che accade in un contesto che ha significati. L'uomo è incosciente. La sua filosofia di vita è disturbata dalla superstizione, da credenze che fanno pensare che le decisioni dipendono dagli eventi. Con questo presupposto, la decisione non è cosciente, non è responsabile. Nella superstizione, ossia nella credenza, con questo presupposto la decisione non è cosciente, non è responsabile. Nella superstizione, ossia nelle credenze, si rinuncia al potere della scelta. A volte possiamo essere irritati da un comportamento che in altre occasioni ci lascia indifferenti. E questa è la dimostrazione che agiamo, che decidiamo, in funzione a come percepiamo il comportamento dell'altro. Non in base a come il comportamento è oggettivamente. Gli accadimenti riguardano il fatto che gli eventi sono inseriti in contesti che cambiano significato e percezione. Il concetto che uno ha del mondo è continuamente in evoluzione, anche nel mondo interiore. Ogni componente è legata a tutti gli aspetti di un evento. E qualsiasi cambiamento di un particolare cambia tutto l'evento. Per prendere decisioni diverse si deve cambiare la percezione, la coscienza.
È necessario cambiare il significato che attribuiamo alle cose e porsi la domanda: che interpretazioni sto dando inconsciamente ai fatti che vedo in questo modo? In quale errore di percezione mi trovo? Quando diventiamo consapevoli delle nostre percezioni ed assumiamo coscienza che possiamo percepire anche in modi diversi, possediamo il potenziale per prendere decisioni diverse e cambiare i nostri schemi mentali. Ci si deve porre anche una seconda domanda: come dovrebbero succedere le cose che sto vivendo perché possa prendere decisioni migliori che migliorano i risultati? La decisione rappresenta l'essenza della trasformazione personale. La nozione di accadere implica che le decisioni siano in sintonia con la percezione e che il processo decisionale sia interno. Questa condizione ci mantiene svegli rispetto all'abituale stato di torpore della popolazione. Per cambiare le nostre decisioni dobbiamo cambiare il nostro livello di coscienza. Lascio la parola a Veronica. Come prendere le tue decisioni in 16 passi? Il primo passo è scrivere le tue paure. Annotando ciò che temi su un diario potrai cominciare a comprenderlo e arrivare ad una decisione migliore. Inizia a scrivere in merito alla scelta da fare. Descrivi o elenca tutto ciò che ti preoccupa. Concediti la possibilità di sfogare queste paure senza giudicarti. Per esempio, potresti iniziare il diario chiedendoti: qual è la decisione che devo prendere e che cosa temo che accada se faccio la scelta sbagliata? Il secondo passo è capire le paure. Individua la peggiore delle ipotesi. Una volta che hai scritto la decisione che devi prendere e perché hai paura di prenderla, fai un altro passo avanti. Prova a individuare lo scenario peggiore per ogni possibile scelta. Se spingi la tua decisione ai limiti di un ipotetico fallimento, il processo ti sembrerà meno spaventoso, qualora tutto andasse storto. Per esempio, se devi decidere tra il tuo lavoro a tempo pieno e un altro part-time che ti dà la possibilità di passare più tempo con i tuoi cari, pensa a quale sarebbe lo scenario peggiore in entrambe le situazioni. Se scegli di conservare il lavoro a tempo pieno, la peggiore delle ipotesi potrebbe essere che perderai i momenti importanti della crescita dei tuoi figli e che i ragazzi potrebbero risentirsi quando saranno più grandi. Se scegli il lavoro part-time, la peggiore delle ipotesi potrebbe essere che non sarai in grado di pagare le bollette ogni mese. Determina quante probabilità ci sono che lo scenario peggiore accada. È facile essere catastrofisti o soffermarsi sulla cosa peggiore che può accadere, senza trovare il tempo di riflettere. Esamina la peggiore delle ipotesi che hai prospettato e poi prendi in considerazione ciò che dovrebbe succedere per arrivare fino a quel punto. Chiediti: potrebbe accadere? Il terzo passo è considerare se la decisione che prendi sarà permanente. Una volta che hai vagliato tutto ciò che potrebbe andare storto, valuta se hai la possibilità di tornare sui tuoi passi. La maggior parte delle decisioni sono reversibili, perciò puoi consolarti sapendo che se non approvi più quanto avevi deciso, puoi sempre modificarlo successivamente per risolvere la situazione. Per esempio, diciamo che decidi di accettare il lavoro part-time per passare più tempo con i tuoi familiari. Se alla fine ti trovi in difficoltà con il pagamento delle bollette, puoi cambiare decisione andando in cerca di un lavoro a tempo pieno. Il quarto passo: parlare con un amico oppure un familiare. Non pensare di dover prendere una decisione difficile da solo. Chiedi aiuto ad un amico oppure ad un familiare di cui ti fidi, o almeno fai in modo che ascolti le tue preoccupazioni. Condividi i particolari che riguardano la decisione che devi prendere, ma anche le tue paure su ciò che potrebbe andare male. Probabilmente ti sentirai meglio
anche solo esponendo i tuoi timori, mentre l'altra persona potrebbe darti qualche utile consiglio e rassicurarti. Puoi anche considerare la possibilità di parlare con qualcuno non coinvolto nella situazione e che abbia un giudizio neutrale. Per esempio, un terapeuta può essere una figura utile da questo punto di vista. Il quinto passo. Valuta la decisione. Resta calmo. L'onda delle emozioni, positive o negative che siano, può condizionare la tua capacità di decidere razionalmente. Quando bisogna prendere una decisione, serve mantenere la calma. Se non riesci, rimanda la decisione finché non riuscirai a riflettere serenamente. Prova a fare qualche respiro profondo per tranquillizzarti. Se hai più tempo, vai in un posto tranquillo e fai circa 10 minuti di esercizi di respirazione profonda. Per eseguire questo tipo di esercizi, inizia a mettere una mano sul ventre, sotto la gabbia toracica, e l'altra sul petto. Mentre inspiri, dovresti sentire l'addome e il petto espandersi. Inspira lentamente attraverso il naso. Conta fino a 4 mentre emetti l'aria. Concentrati sulla sensazione del respiro mentre i polmoni si espandono. Trattieni il respiro per 1-2 secondi. Rilascialo delicatamente attraverso il naso oppure la bocca. Cerca di espirare contando fino a 4. Ripeti l'operazione per 6-10 volte al minuto, per circa 10 minuti. Il sesto passo è cercare di ottenere quante più informazioni possibili. È molto meglio scegliere tra varie soluzioni quando si hanno informazioni sufficienti per giungere a una decisione informata. Il processo decisionale, soprattutto se riguarda questioni importanti, dovrebbe basarsi sulla logica. Effettua qualche ricerca per scoprire quanto puoi su ciò che devi decidere. Per esempio, se stai cercando di scegliere tra il tuo lavoro a tempo pieno e uno part-time per passare più tempo con i tuoi figli, dovresti sapere quanti soldi ti mancheranno ogni mese in caso decidessi di cambiare. Potresti anche prendere in considerazione quanto tempo andrai a guadagnare con i tuoi bambini. Appunta queste informazioni e ogni altro dato che possa aiutarti ad arrivare ad una conclusione. Dovresti considerare anche altre opzioni e raccogliere informazioni in merito. Per esempio, puoi chiedere al tuo datore di lavoro se puoi lavorare da casa almeno qualche giorno alla settimana. Il settimo passo. Usa la tecnica dei 5 perché per capire il problema. Chiedendoti perché 5 volte potrai scoprire l'origine di un problema e determinare se stai prendendo una decisione in base a motivi validi. Ad esempio, se stai cercando di scegliere tra il tuo lavoro a tempo pieno o passare a uno part-time per avere più tempo da trascorrere con la tua famiglia, i tuoi 5 perché potrebbero configurarsi nel modo seguente. Perché sto pensando a un lavoro part-time? Perché non vedo mai i miei cari? Perché lavoro fino a tardi quasi tutti i giorni? Perché mi porta via tanto tempo? Infine, perché voglio una promozione? Per guadagnare più soldi e mantenere la mia famiglia? È questa la motivazione che emerge nel conflitto e questo richiede ulteriori analisi per prendere la decisione più giusta. I 5 perché, inoltre, suggeriscono che il tuo problema potrebbe essere temporaneo. Lavori molto tempo perché stai magari gestendo un nuovo cliente, per esempio. Quindi considera, lavorerai così tante ore anche quando riuscirai a gestire il nuovo cliente con più agio? Quindi è una situazione temporanea? L'ottavo passo. Pensa alle persone coinvolte nella tua decisione. In primo luogo dovresti valutare in che misura la tua decisione ti condiziona. In particolare, in che modo influisce sulla considerazione che hai di te stesso come persona. Quali sono i tuoi valori e i tuoi obiettivi?
Se prendi decisioni non coerenti con i tuoi valori, vale a dire che non collimano con le principali convinzioni che ti guidano nella vita, rischi di sentirti infelice e insoddisfatto. Per esempio, se uno dei tuoi valori fondamentali, qualcosa che è radicato nella tua identità, è l'ambizione, un lavoro part-time potrebbe rappresentare un disallineamento, perché ti costringerà a rinunciare al sogno di successi professionali. I valori fondamentali possono anche entrare in conflitto tra loro, però. Per esempio, potresti considerare come valori fondamentali sia l'ambizione, ma anche la cura della famiglia. Per prendere una decisione è probabile che sarai obbligato a dare priorità a uno dei due aspetti. Capire quali valori influenzano la tua decisione può aiutarti a prendere quella giusta. C'è qualche conseguenza ovviamente che influirà negativamente sulla vita delle persone a te care, oppure la tua decisione sarà ininfluente. Il nono passo. Elenca tutte le opzioni. A prima vista può sembrare che vi sia una sola via d'uscita, ma solitamente non è così. Anche se la situazione sembra ben circoscritta, prova a compilare una lista delle alternative. Le idee più folli potrebbero portarti a soluzioni creative che altrimenti non avresti mai considerato. Alcune ricerche suggeriscono anche che avere troppe opzioni può creare confusione e complicare il processo decisionale. Una volta che avrai stilato il tuo elenco, elimina tutto ciò che evidentemente è irrealizzabile. Cerca di limitarlo a circa 5 voci. Il decimo punto. Elabora un foglio di calcolo per valutare eventuali benefici e perdite che derivano dalle tue decisioni. Utilizza i segni più positivo e meno negativo per indicare quali sono gli aspetti positivi e negativi. Puoi assegnare dei punti a ogni voce presente nella tua lista. Una volta terminato il foglio di calcolo, hai la possibilità di sommare i punti e stabilire quale decisione ha ottenuto il punteggio più alto. Sappi tuttavia che non arriverai a prendere una decisione usando solamente questa strategia. La decisione. Offri dei consigli a te stesso, come se fossi un amico. Questo è l'undicesimo punto. A volte è possibile determinare la scelta giusta facendo un passo indietro. Pensa a quello che potresti dire a un amico se si trovasse ad affrontare le tue stesse difficoltà. Quale scelta gli consiglieresti? Su quale aspetto della sua decisione cercheresti di illuminarlo? Perché gli daresti questo genere di consigli? Per utilizzare questa strategia, prova a interpretare il suo ruolo. Siediti accanto a una sedia e fingi di parlare come se ci fosse qualcun altro. Se preferisci non sederti a parlare da solo, puoi anche provare a scrivere una lettera contenente qualche consiglio da rivolgere a te stesso. Interpreta l'avvocato del diavolo. In questo modo puoi capire come ti senti veramente in relazione a una determinata decisione, dal momento che sarai costretto ad assumere la prospettiva opposta e sostenerla come se fosse la tua. Il tredicesimo, considera se ti senti in colpa. È normale lasciarsi trasportare dal senso di colpa che distorce la percezione degli eventi, dei risultati, mentre si prende una decisione. Il senso di colpa può essere comune, soprattutto nelle donne che lavorano, perché devono affrontare una pressione sociale maggiore per potersi bilanciare perfettamente tra il lavoro e la famiglia. Il quattordicesimo, fidati del tuo istinto. Probabilmente sentirai qual è la scelta giusta, quindi male che vada, segui il tuo istinto. Prendi la decisione in base a ciò che ritieni giusto, anche se il calcolo razionale ti dice il contrario. Il quindicesimo, prepara un piano di riserva. Se sei lungimirante, le conseguenze potenzialmente negative non ti destabilizzeranno eccessivamente. Elabora un piano di riserva per affrontare gli scenari peggiori.
anche se è poco probabile che lo userai, il semplice fatto di averlo ti preparerà il peggio. Il sedicesimo e ultimo punto è: fai una scelta. Quindi, indipendentemente dalla decisione che prendi, preparati ad assumerti le responsabilità delle conseguenze. Se le cose non funzionano, è sempre meglio aver preso una decisione in maniera consapevole che con leggerezza. Almeno puoi dire di aver fatto del tuo meglio. Prendi la decisione e sii coerente. Quindi, riassumendo, ricorda, nessuno scenario è perfetto. Una volta presa la tua decisione, seguila con entusiasmo, nel modo migliore che puoi, senza rimpianti, senza preoccuparti delle altre possibilità che potevi cogliere. Considera che tutte le opzioni, quelle scelte, possono essere valide. Avresti già deciso se una delle alternative si fosse dimostrata significativamente migliore rispetto alle altre. Tieni presente che potresti non avere informazioni sufficienti per prendere una buona decisione, quindi fai ricerche se hai difficoltà e segui ovviamente l'intuito. La flessibilità è una qualità eccellente. Concediti un limite di tempo, troppa analisi porta alla paralisi. Cerca di non considerare tutte le opzioni disponibili. Alcuni studi hanno scoperto che l'avversione a chiudere le porte conduce a decisioni sbagliate. L'indecisione si trasforma nella decisione di non fare nulla, che potrebbe essere la peggiore di tutte. Infine, considera qualsiasi esperienza come un episodio da cui apprendere. Prendendo decisioni importanti, imparerai ad affrontare le conseguenze. Considera anche le battute d'arresto come lezioni di vita, grazie alle quali crescere e adattarti. Abbiamo terminato l'esposizione per questa sera, ricordiamo che l'incontro del mercoledì è sempre aperto a tutti e chiediamo a eventuali nuovi arrivati di presentarsi e di giustificare la loro presenza in questo gruppo, che ovviamente parla di argomenti legati alla guarigione e alla crescita personale, e apriamo i microfoni per commentare il tema della serata. Grazie Gianni per questa dispensa, molto interessante. Beh, come sempre. Diciamo che non sono argomenti molto addentro a quello che è il processo di autoguarigione. Io volevo salutare le persone che non ho visto, Evelyn, Michele, Mira, poi persone che... Ciao Mira! Ciao, ciao Gianni, bentornato! Le persone nuove che non conosco, e volevo sentire se avete qualche argomento per mercoledì prossimo e eventualmente se avete qualcosa da commentare per questo. Vi posso dire che questo gruppo è stato voluto da una coachee che sta in Florida, che è Simona Faroni, che questa sera non c'è. È cominciato a marzo e gli argomenti sicuramente più interessanti riguardano la coscienza, che abbiamo trattato durante il mese di maggio e di giugno e che abbiamo interrotto perché non riuscivamo più a uscirci, non l'abbiamo esaurito questo argomento qua, lo riprenderemo perché di assoluto interesse e riguarda veramente quello che stiamo facendo nel programma When Not Forever, che sostanzialmente è la guida alla coscienza e alla coerenza. Ma l'ho salutata, Evelyn. Ti ho salutata, Evelyn. Sì, ti ho mandato anche dei baci, bentornato. Grazie. Hai visto in che condizioni sono tornato? Beh, sicuramente hai perso qualche chilo. Mi ha fatto bene. Mi ha fatto bene di sicuro. Sì, dai, che hai un'espressione viva, vivace, quindi vedrai guarda, che poi hai anche, insomma, non sei quando, mica lì. Quando uno mi parla della morte, gli dico sempre, aspetta che questo qua mi ha mandato un messaggio, gli dico sempre, guardate che io non muoio, muoio solo se mi sparate. Mi potete fare qualsiasi cosa, io ho un sistema immunitario infinito. Ma non perché il mio è infinito quello di tutti
quando hanno coscienza di essere infiniti. Tutti hanno un sistema immunitario infinito, questo lo spiega benissimo il dottor Jerne, che è il premio Nobel per la medicina del 1984, e dice che il sistema immunitario nostro è in grado di affrontare qualsiasi calamità naturale, che può essere distrutto solo dai farmaci e dai medici, quindi basta starci lontano. E questo è quello che facciamo noi. Nel nostro programma sono passati più di 7.000 persone anche con mali molto gravi, tanto per dire l'HIV, tumori alla tiroide, all'utero, al seno, alla milza, e tutti sono guariti. Nel nostro programma non ci sono fallimenti. E il segreto è questo, di quello che dice Buddha, che la guarigione è la coscienza. Quindi se dobbiamo cercare la coscienza, non è che dobbiamo cercare altre cose, dobbiamo cercare la coscienza e dobbiamo essere coerenti con quello che sappiamo. Sapete che noi abbiamo questo aforisma che dice: tu non sei quello che hai, sei quello che sai, quindi devi sapere. E quando sai, devi essere coerente con quello che sai, non puoi agire al contrario di quello che sai, perché cadi nel dominio dei paradigmi dominanti, che sono le forze del male, che sono i cavalieri dell'Apocalisse. Quindi, ecco, io non è che ho altre cose da dire, quindi se avete qualche nota da dare a Giada e a Veronica, o commentare, non so, perché... Io volevo commentare. Prego? Io volevo commentare, mi è piaciuto moltissimo l'ultimo, nel riassunto finale, dove si parla della paralisi, perché è una cosa che mi rispecchia molto, quindi cioè che quando non ti dai la priorità e sei in quel caos e non ti concedi il tempo anche di apprendere le lezioni, il tuo corpo può effettivamente andare in paralisi, come hai detto anche tu all'inizio, Gianni. Allora, il problema è questo, che la gente nel caos mentale va in cerca del come. Tu devi avere una priorità, devi sapere quello che vuoi e non devi pensare ad altro, tu devi pensare al che. Il come non ti compete, perché il come te lo risolve il mondo spirituale e il mondo simbolico. Se tu vuoi prendere un'iniziativa, vai contro il tuo che. Quindi ti basta il che, non il come o il chi o che cosa. Tu devi avere chiaro quello che vuoi e quello diventa la tua realtà. Sapete che nel percorso del mago si spiega che bisogna dirlo, non è sufficiente pensarlo. Bisogna dirlo e bisogna che entri dalle tue orecchie, devi ascoltare quello che dici. Quello diventa la tua realtà, non altre cose. Tu non ti devi preoccupare di come succederà. Chi vuole guarire, gli dico, tu vuoi guarire? Sì. Hai un progetto di vita? Sì. Allora guarisci. Se tu non hai questi due presupposti, non guarisci. Se non hai un progetto di vita chiaro, quindi se il tuo progetto non è chiaro, non si realizza. Si realizza il tuo progetto di morte, perché il contrario del progetto di vita è il progetto di morte. Quindi fai una vita senza nessun valore, di scarsissimo interesse, una vita che è volgare dirlo, di merda, per morire dopo aver tribolato tutta la vita. Sapete che gli stoici dicono che non vale la pena vivere una vita così. Noi siamo qui per la gioia, come dice Lacan, per gioire dobbiamo cercare la gioia e la felicità. Se riusciamo ad avere gioia e felicità, che l'abbiamo solo attraverso la coscienza, meglio morire. Che cosa serve vivere male? Serve niente. Serve arrivare alla morte comunque avendo vissuto molto male. Noi dobbiamo brillare, non è sufficiente vivere. Questa è la filosofia degli stoici, e lo sapete, la massima di Seneca, che io la cito da tutte le parti, e quindi è così, insomma. Quindi, quando
parli della decisione. La decisione deve essere riguardo e il che la decisione. Io decido che sarò o che farò questo. Finito, tu non devi pensare al resto. Il resto c'è l'universo che ci pensa. Capito? Io decido, non lo so, che voglio andare in America. Sai che cosa è successo qua? Allora c'era Roberto Fiorentini, che voi conoscete, che era qua a casa mia, lui stava facendo il mio programma e io parlavo con Anca, che era a Cluj-Napoca. Lui dice, qua a casa mia, mi piacerebbe andare a Cluj-Napoca. Dice, ma sai che desiderio che avrei di andare a Cluj-Napoca? Gli dico, Roberto, tu lo sai che cosa hai detto adesso? Sì, dice che vorrei andare a Cluj-Napoca. Vuoi scommettere che prima di un mese tu sarai a Cluj-Napoca? Dopo un mese eravamo a Cluj-Napoca. Capito? Cioè tu la crei la tua realtà. Questi sono fatti veri, noi non parliamo di opinioni, perché le opinioni non hanno valore, non hanno assolutamente nessun valore. Noi parliamo di esperienze, di cose certe, noi parliamo solo di quello che sappiamo. Quando tu devi introdurre un discorso con io penso, io credo, è meglio che taci, fai silenzio. Mi hanno detto fai silenzio. Ho sentito dire fai silenzio. Capito? Tu devi sapere quello che stai facendo, se no non stai facendo, scusate ancora il termine, una cagata. E le cagate si fanno sul water, no in mezzo alla gente. Ecco, io sono stanco perché, insomma, per me è stata, cos'è, un'ora che siamo qua. Io sono a vostra disposizione se avete qualche domanda concreta, se non discutete voi. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie per tutto, grazie che sei qua con noi e per noi. E lo so che ti stanchi quando parli. Non posso parlare perché mi manca l'aria. Non ho ancora Sì. Non ho ancora. Grazie dal cuore. Sai, Mira, mi è piaciuto così tanto. Sì, la dedica che mi hai fatto, quando è stato a Natale? Sì. Che bella che è con face to face. Ho fatto con cuore, sono andata là quando siamo andati all'estate a Berat, a quel desfilat, a montagna, a quell'albero. E ti volevo fare un simbolismo che tu sei come quel... Questo. Ma però tu hai fatto un errore, Mira. Io non sono vecchio, sono come quella quercia là, ma io sono eterno come quella quercia là. Ok, ma in età così. Sì, dai. È stato bellissimo, è stato più divertente. Tutti sono stati belli e anche commoventi, perché io non me li aspettavo. Veramente, io sono una persona molto. Anche la canzone quando tu imparavi albanese. È stato divertente. Ci siamo divertiti quel weekend lì a Berat. Ci siamo divertiti. Abbiamo avuto un'avventura incredibile, insomma. Incredibile, con Giada, Veronica, Ferdinando. Sì. C'era Patrizia. Patrizia, sì. Va bene, insomma. Va bene, sì. Abbiamo una storia da raccontare. Comunque, io non pensavo mai che mi sarebbe successo questa storia qui. Devo dire comunque che sostanzialmente non sono scontento. Perché? Perché noi abbiamo le quattro leggi spirituali che dicono. La prima dice che la persona che incontri è l'unica che puoi incontrare, che quello che succede è l'unica cosa che può succedere, che le cose passate le devi lasciare andare. Io correvo troppo e la vita mi ha insegnato a rallentare. Io volevo chiedere a Eleonora, dato che è la prima volta, se hai domande, Eleonora, o non so. Io ti chiedo, Non so se... Ciao a tutti, anche quelli che sono arrivati dopo. E, sì, insomma, è tutto molto nuovo, però ritrovo tutto un po' nel percorso di vita che ho dovuto fare
nel senso che mi sono trovata a fare, e, però vedere tutte queste fasi di una cosa importante come un'eventuale qualsiasi scelta e decisione schematizzate così è stato molto utile, mi sarebbero state molto utili anche in passato. Perché comunque non è mai un percorso facile arrivare a quella consapevolezza lì da soli, insomma, senza mettere giù bene questi punti, insomma. Da sola non ci arrivi. Sì, da sola non ci arrivi, ovviamente ho tramite altri percorsi che non sono questi, ovviamente sono stata fortunata a trovare un bravo supporto, una brava psicologa, insomma, che mi ha aiutato, insomma. Però veramente ci sono dei punti veramente, veramente bellissimi e verissimi, come il discorso dell'indecisione che poi alla fine diventa la scelta. E spesso si sta nel limbo, cioè spesso anche per delle cavolate si preferisce girarsi dall'altra parte e non decidere, lasciare scorrere gli eventi, insomma. Si ristagna, insomma, un po' in quelle situazioni lì. Che ho capito che restare stagnanti è veramente pericoloso e entri proprio in una palude certe volte, non ne vai più fuori, insomma. Allora, poi dipende sempre dalla grandezza del problema. Allora, Eleonora, voglio dirti una cosa, perché allora io ho un programma di autoguarigione che è qualche decennio ormai che è conosciuto, è nato per caso dopo un'esperienza vicino alla morte e come ti dico, è in tutto il mondo. Adesso ci sta cercando di collegare Simona. Lo vedi la richiesta, Veronica? Beh, allora, il mio percorso di autoguarigione è un accompagnamento, perché la guarigione non può essere fatta da un altro. Nessuno ti può guarire. La guarigione la devi fare tu. Hai bisogno di un accompagnatore che ti dica dove vai fuori strada, sostanzialmente, e basta, perché io ho trattato migliaia e migliaia di persone con patologie molto gravi e quelle che sono qua sono degli esempi. Il mio percorso qua l'hanno fatto Evelyn, l'ha fatto Mira, l'ha fatto Giada, l'ha fatto Veronica, poi chi c'è qua? Michele. Beh, insomma, voglio dire, questo percorso ha una sua strategia, una struttura e si fa in quarantena. Tu non puoi pensare di uscire dal caos delle tue idee e delle tue abitudini, delle tue credenze, hai qualcuno che ti guida. Secondo aforisma che abbiamo noi è questo: quello che credi ti fa ammalare e ti fa morire. Quindi attento a quello che credi, e quello che credi è quello che ti tiene fermo. Se tu non riesci a rinunciare alle tue credenze, alle tue abitudini, non esci dal dominio dei cavalieri del male. Le forze del male sono la scienza, compreso la medicina, l'agricoltura, la chimica, tutte le cose che non hanno niente a che vedere con la natura. Tutte queste forze del male sono contro la natura. Quindi l'economia, la politica e cos'altro manca? Ah, la religione, oh madonna. Tu devi uscire dal dominio di questi che sono i cavalieri, sono le forze del male. Se esci da lì, di coscienza, fuori da quel quadrato lì, è un quadrato, io ho fatto anche una rappresentazione grafica, c'è la possibilità di creare la realtà cosciente. Tu crei la realtà che vuoi, se sei capace di uscire dal dominio dei paradigmi dominanti. Finché non fai questo, non hai nessuna possibilità di scampo. E questo significa rinunciare al medico e alle medicine. Ciao Simona! Non hai il medico. Oh, ma non sapevo che vi sareste incontrati stasera. Ciao. Ti ho anche scritto, Simona. Avevo grande piacere di vederti. Stamattina ho cercato anche di telefonarti. Dove stai? Scusate se sono... Allora, Simona, io sono stato miracolato, te l'ho detto, guarda, posso parlare? Ti ricordi che la prima volta che abbiamo voluto salutarci io non riuscivo a parlare?
Allora, Veronica mi ha fatto dei massaggi connettivali e mia moglie anche che qua mi ha assistito con una professionalità che non conoscevo. Insomma, in 10 giorni ho cominciato a muovermi e adesso sono passati solo 20 giorni e io cammino. Vedo. Ecco, mi vedi? E i dottori non volevano dimettermi, io ho fatto una piccola cronaca all'inizio per dire che sono qua, perché sono 3 mesi che io non so cosa sia successo durante questi 3 mesi. La gente era preoccupata per me, io non mi sono mai preoccupato perché non avevo nemmeno coscienza. All'ospedale mi dicevano, guarda che tu sei vivo per miracolo, ma perché? Perché sei vivo solo perché sei forte. Dico, ma io sto bene, perché mi dite queste cose qua? Insomma, mi hanno tenuto là 48 giorni. Era il 23 di dicembre e non sapevo più cosa fare, ero disperato. Quella sera è morto il mio compagno di stanza e allora ho preso anche paura. Dico, questi qua mi ammazzano. La notte ho fatto la mia meditazione e la mattina ho detto, voi non mi toccate più. Venivano gli infermieri con le siringhe pronte per farmi l'iniezione, dico via, non mi hanno più toccato. Allora il primario si è preoccupato, dice, cosa vuoi fare? Voglio andare a casa, non posso mandarti a casa perché tu hai bisogno di questa macchina. Questo lo dici tu, dico, guarda che io sono un dottore e queste cose che fate voi nel mio programma di autoguarigione non è che sono considerate dannose, sono proibite. Ah, sì, dice. Sì, dico, vai a vedere Well Now Forever. Il giorno dopo erano venuti a Miti Consigli. Dice, vediamo come possiamo fare. Dopo 10 giorni mi hanno mandato a casa. Ma da là, Simona, viene fuori una persona ogni 10, gli altri li ammazzano. Quindi per quello ti dico, mi considero miracolato. Mi hanno mandato a casa che non muovevo neanche un dito. Un tubo in bocca, uno nel naso e catetere. Dico, ma che cazzo mi fanno sti qui? Mi dice, noi ti stiamo curando per la, come si chiama, la dipendenza da farmaci. Dico, come dipendenza da farmaci? Da droghe. Dico, non so neanche cosa siano io le droghe. Sono astemio, non bevo, non fumo, il mio corpo lo considero sacro, il mio sistema immunitario lo potete distruggere solo con voi, con le medicine, mandatemi a casa. Insomma, non so come ho fatto, ma si sono convinti. Penso che qualcuno, il Padre Eterno, abbia guardato giù, perché io non avevo più una via d'uscita e questo mi ha procurato problemi che sto passando anche adesso. Dico, cosa cazzo posso... Scusate la parola. No, cosa posso fare? Veramente non c'era soluzione. Sono venuto a casa, ho cavato tutto. Ho preso Veronica che collabora qua con me e lei ha cominciato a farmi il massaggio ai piedi. Dicono, no Veronica, tu mi fai il massaggio connettivale. In 10 giorni eravamo pronti a lavorare. Dopo 15 giorni stavamo lavorando. Sto lavorando io. Ricevo gente tutti i giorni qua. Oggi ho fatto le scale con l'aiuto di Anca, perché il mio studio è sotto qua, sotto casa mia. Insomma, devo dire che tutto sommato sono soddisfatto, insomma, è stata un'esperienza allucinante, ma io cerco di vedere il lato positivo. Tutti noi abbiamo esperienze negative e guardate che la nuova era della quale parliamo noi accelera gli eventi. Quello che deve succedere succede in fretta, succede molto in fretta, perché con l'allineamento del nostro sistema solare con le Pleiadi e con Alcione l'energia è aumentata di 10-12 volte. Significa la velocità dei cambiamenti e della creazione di nuove realtà. Dobbiamo avere fiducia. Questa storia di questa psicosi che c'è in tutto il mondo sta crollando, mi auguro che sia vero, e non ha assolutamente altra possibilità. Perché questa è pilotata dalle forze del male, da quelle che dicevamo prima, dai paradigmi dominanti, che ci dicono che lo fanno per il nostro bene, ci fanno credere che lo fanno per il nostro bene, ma dichiarano esplicitamente che loro sono lì per il nostro male, cioè per prevaricare, per renderci schiavi. Infatti ci rubano tutto, tutti i possedimenti materiali,
ma il loro obiettivo è rubarci l'anima, lo spirito. Chi non è capace di reagire a questo muore. Se l'umanità non ha la forza di fare questa svolta, l'umanità si estingue. Guardate che non è una barzelletta, i fatti li vedete. La religione non c'è più, non abbiamo più nemmeno un papa. L'economia è in crisi, la scienza conta solo barzellette, capito? Quindi la politica invece è quella che determina le pandemie. Se voi andate a vedere il Vangelo, dice che è la politica che crea le pandemie, non la natura. La natura ti difende dalle pandemie. Quindi se noi siamo spostati sul nostro mondo spirituale, aderenti alle leggi della natura, noi siamo indistruttibili. Dobbiamo essere coscienti di questo. Noi non siamo un corpo che ospita lo spirito. Noi siamo uno spirito che in una vibrazione lenta ha formato il corpo. Il nostro corpo non conta niente. Quando ci siamo resi conto che noi siamo spirito, non abbiamo più paura della morte, perché è quello che ci fanno capire questi paradigmi dominanti. Ci spaventano, ci fanno vedere paura della morte, ma la morte fa parte della vita, non esiste la morte. Oltre, è un passaggio che noi possiamo scegliere di fare o di non fare. Quindi non lo so, io, questo qua è il messaggio che diamo sempre in queste riunioni e anche nel percorso di coaching, e le persone escono passo passo, con piccoli passi, non si accorgono di aver cambiato modo di pensare e di aver cambiato la loro vita. Quindi è questa la chiave. Volevo dire a, come si chiama, Eleonora. Eleonora, voglio dire, da sola è difficilissimo uscire da questa gabbia. Hai bisogno di aiuto. È difficilissimo che una persona ci riesca da sola. Perché? Perché deve arrivare a zero. Uno non riesce a arrivare a zero. Zero significa eliminare l'ego e la presunzione. E questi fanno parte del dominio delle forze del male. Per arrivare a zero devi avere un'esperienza vicino alla morte o devi essere guidata al punto zero, dove tu non riconosci più nemmeno il tuo nome. Tu non sei più Eleonora, tu non sei più il tuo diploma, la tua laurea, la tua professione, sei zero. Quando sei zero puoi cominciare a ricostruirti fuori da questa gabbia. Cioè praticamente nella gabbia dove sei devi dissolverti. Non so se mi spiego o se è chiaro. Comunque guardate, tutto quello che vi dico io per molte persone è incomprensibile. Io vi chiedo solo di guardare che io sono vecchio. Queste esperienze le ho vissute. Il lavoro che faccio io si può fare solo avendo avuto esperienze traumatiche. Io ne ho avuto tante, ma tante. Quindi questa qui ultima è una delle tante. Non so perché continuo a parlare, ma insomma, non so. Finisce sempre che parlo io e io non vengo col proposito di ascoltarvi. Che bello vederti, Gianni, finalmente. Grazie, grazie. Un gran piacere. Cosa vero? Il giorno 26 succedono sempre delle cose strane. Davvero? Sì. Sì. Noi abbiamo il 26, forte. Abbiamo il 26 come numero fisso. Allora, noi ci siamo conosciuti il 26 di maggio, finisce sempre che facciamo gli eventi al 26. Giada e Veronica strano. Hanno organizzato un ciclo di conferenze qui, è a Bolzano e a Vicenza, e scadono sempre il 26. Non è che lo scegliamo, Per me è l'8 invece, l'8. Dal momento in cui sono nata, lo sono nata l'8 di gennaio, tutta la vita sono sugli 8. Tu sei nata l'8 di gennaio. Uh-huh. Tu sei sorella virtuale di Giada. E di mia mamma. Ne abbiamo già parlato. Sì, ne abbiamo parlato. Io guarda, ho delle amnesie terribili. No, io e lei, quando tu eri in vacanza. Ah, sì. E anche di mia madre. Potresti essere mia madre, dai. Ma chissà. Invece c'hai due cocciute capricorne qua. Vabbè, insomma. L'importante è che noi stiamo in sintonia
stiamo bene insieme. La prossima volta. Prego? Di cosa parliamo la prossima puntata? Avete argomenti da proporre? Ma certo, il punto zero. Perfetto, guarda, ce l'hai giusto. Allora, Marco, sei arrivato di nuovo, hai fatto ancora un altro giro della Madonna, sei ritornato di nuovo a un altro punto zero. Noi Simona, una rinfrescata sul punto zero non ci fa mai male. Eleonora la vedo un attimo titubante. Insomma, si deve ambientare perché... Si deve ambientare, sta gabbia di matti, Eleonora. Sì, uno che ci vede la prima volta crede che siamo pazzi. Però io ricordavo prima che il periodo più intenso che abbiamo avuto noi è stato maggio-giugno, quando abbiamo parlato della coscienza. Lo riprenderemo perché è stato bellissimo. Lì è stato un roller coaster, è stata una bella montagna russa. Vedi che lì abbiamo chiarito anche molte cose, ci sono state discussioni, una partecipazione viva della gente, e era motivato perché adesso questa sera siamo in 10-9 e tra gente che non lo sapeva e il fatto che siamo stati sospesi per quasi 3 mesi, manca l'ambiente per discutere, quindi facciamo quello che facciamo, intanto è importante che ci siamo salutati, che abbiamo conosciuto le persone nuove. Scusa un attimo, Gianni, Giada, ma quanto sei dimagrita? Lei sta facendo il programma. Mamma mia. Lo vedi? Ma sei dimagrita? Sulla faccia ti vedo molto cambiata. Beh, Elena che non l'abbiamo salutata. Ho perso 10 kg. Ciao Elena. 10 kg? Ciao. E ancora manca. Wow. Sì, le manca 2 mesi, deve fare il percorso del Mao. Come stai, Elena? Non ti abbiamo più sentito. Allora, sai che le coincidenze non esistono. Lavoravo sempre di mercoledì pomeriggio, impressionanti con la roba. Allora mi sono messo il cuore in pace e ho detto, bom, si vede che non è il momento. Adesso okay. sono in quarantena. Ma non c'ho niente, solo stanchezza, un po' di mal di schiena, niente di ma che. Ma si vabbè. Capisce cosa vuoi avere, non c'è neanche il virus. Salve, allora, oggi ho scritto a un medico, dice, ma tu non sei in recupero dal Covid? Che cazzo stai dicendo? Dico, il Covid non esiste, lui è uno che è in ospedale. Come non esiste? Non esistono nemmeno i virus, ignorante, dico, vai a vederti la quarta legge biologica della natura, cosa dice. La quarta legge biologica della natura dice che i virus sono un'ipotesi, nessuno ha mai isolato un virus. E quindi questa epidemia è una psicosi creata... Ma certo! Che uno che vuole star male perché lo dice lui, no? Ma certo! Ecco, va bene. Ma sono cervelli lavati, io ho rinunciato di parlare anche, ho rinunciato, pochi ma buoni, guarda. Certo, ma tu sei anche una professionista nel settore, operi nella sanità, quindi... Ma voglio uscire dalla sanità perché non è più quello che c'era, non è più passione, non è più, no. Guarda che qui da noi c'è la processione di gente che esce dalla sanità per intraprendere questo percorso, la processione c'è, perché la sanità... non è la soluzione del male, la sanità è la causa. Ma certo. Allora scusami, che cosa stai? Come fai a guarire attraverso chi ha creato la malattia? Non guariserai mai, la sanità ti crea la cronicità e ti fa morire. Sono contento di averti visto, era un bel po'. Ma anch'io, la Veronica lo sa, ti percepivo tantissimo a livello energetico, ma tanto, sapevo... Diciamo che in qualche altro universo secondo me eravamo in contatto, perché ti percepivo proprio alti, bassi, percepivo tutto. Impressionante questo. Ma va bene, meglio così. Va bene, sai, prima abbiamo parlato delle leggi spirituali. Chi incontri è l'unica persona che puoi incontrare. Si vede che dovevamo incontrarci così, capito? Sì. Cosa succede? È l'unica cosa che può succedere. Certo. Noi dobbiamo accettarlo questo fatto qua e aspettarci e aspettare l'evoluzione delle cose, insomma. Ecco,
Va bene, io vorrei salutarvi perché sono molto stanco. E spero che, allora, la settimana prossima, punto zero, vi preparerò qualcosa di buono, vi parlerò della mia esperienza, che io ci sono arrivato al punto zero, perché si è fermato il cuore. E lì capisci che non sai niente. Capisci che quello che hai proprio non serve a niente. Che ti può essere portato via tutto, anche la pelle, anche il corpo. Quindi per forza ti devi affidare al tuo spirito. Io sono sempre stato un materialista, un ateo, eccetera. Io sono diventato una persona che si occupa prevalentemente di spirito. E mi sembra stranissimo, ma lì è dove sto bene. E chi fa un percorso nella coscienza arriva lì. E lì non c'è più niente che ti ferma, non c'è più niente che ti disturba, non c'è più niente che ti rende infelice. Guardate che è uno stato di grazia impagabile. Quindi non so cos'altro dirvi. Chi lo ha provato lo sa. Stasera manca Marinella perché sta facendo un corso. Marinella è impazzita con questa storia qua. Lei è a Perugia. E niente, le testimonianze ci sono, io non voglio parlare di queste cose qua, io non ho niente da vantarmi, ma una persona che arriva a superare il logaritmo del coraggio arriva in un'altra dimensione, esce dalle forzature del sistema e là è felice, è sano, non ci sono né malattie né infelicità e non c'è più nemmeno la morte la scegli tu quando non hai più nessun stimolo per vivere. Ma muore il corpo, tu recupererai un altro corpo, quindi non c'è da preoccuparsi. In questo stato non hai paura della morte, perché in questa pseudoepidemia la gente muore di paura di morire, muore pieno di paura, capito? È assurdo questo. C'è da dire un'altra cosa che non è stata detta questa sera. Allora, io ho preparato una memoria per il direttore del reparto dove ero ricoverato, dove gli ho spiegato, gli ho fatto vedere un discorso fatto da Rockefeller nel 1920, dove fa il programma di dominio dell'umanità. Questo dice che noi avremo una vita corta, che ci pensano loro a tenersi la vita, saremo ammalati e controlleranno le nascite, saremo invasi dai veleni e ci faranno morire coi vaccini. Nel 1920. Nonostante che questo sia una notizia pubblica, la gente si va a vaccinare. Significa che la gente è assolutamente ignorante, perché il sistema dei paradigmi dominanti ha questa strategia. Ti dice quello che ti farà, perché vuole il silenzio ha senso, la gente tace e loro gli hanno già detto che li ammazzano e li ammazzano con i vaccini. La gente corre a farsi il primo vaccino, il secondo vaccino, il terzo vaccino e adesso stanno morendo quelli che sono vaccinati, molti stanno morendo. L'80% delle persone ricoverate nei reparti Covid ha la terza dose. Qua ci hanno minacciato di vaccinati forzatamente, dico a me non mi tocca nessuno. Se mi vuoi ammazzare, devi dichiararlo, mi devi dare una revolverata. Non mi lascio iniettare qualcosa che la natura non ha disposto. Il vaccino, la natura non l'ha disposto. E i farmaci, la natura non l'ha disposto. Noi viviamo secondo natura. In un sistema, in un cosmologia dove c'è la vita, perché la vita è nelle rocce, nelle piante, negli animali, ma è anche nei pianeti. La natura è il primato assoluto. La natura significa vita. Fuori dalla natura c'è la morte. Signore, è molto semplice. Non ci vuole una mente superiore per capire queste cose qua. Quindi mi sembra semplice. Va bene. Allora, riusciamo a salutarci? Ecco, io vi ringrazio di essere qua, vi amo tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. A mercoledì.
Ciao, ti ringraziamo. Ciao, grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao.